Allora siamo arrivati alla conclusione del ritiro e Dhammatoga di questa sera sulla compassione principalmente. Maestro indiano Nisargadatta Maharaj diceva: la saggezza mi dice che sono nulla. L'amore, la compassione, mi dice che sono il tutto. La mia vita si muove tra questi due estremi o polarità. E anche un'indicazione, quello che riguarda questo lavoro sulla compassione, sulla saggezza, per come muoverci un poco nella vita quotidiana, ma soprattutto nel cammino spirituale. Qual è il nostro cammino? Cosa facciamo? Che pratiche utilizziamo? Intanto, un'associazione di pensiero, subito così, che è attraversato la mente senza averci pensato prima. Lo racconto spesso, però. Quando sono andato 25 anni fa in Birmania, ero il classico, c'era un psicologo che cercava la tecnica di meditazione. Un paio di maestri che ho incontrato, soprattutto Vimala, un maestro in un piccolo monastero a Bagan, l'ha subito capito. Mi ha regalato un libro e mi ha dato indicazioni sulle perfezioni, le parametri. Che tra l'altro aveva scritto il suo maestro. Queste perfezioni sono 10 nel buddismo Theravada, 6 nel buddismo tibetano. Adesso sta lì a fare delle liste, potete andare a cercare, no? Tra queste naturalmente abbiamo saggezza, generosità, benevolenza, pazienza. Nel buddismo tibetano sono 6, mentre nel buddismo delle origini sono 10. Comunque se riguardano fattori, qualità della mente, torniamo sempre lì, coltivare fattori salutari, coltivare un buon cuore. La compassione è uno dei 4 Brahma Vihara, è retta intenzione, abbiamo una motivazione, un'intenzione di aiutare gli altri, essere d'aiuto agli altri. Cioè noi passiamo giorni e giorni a osservare noi stessi, il nostro corpo, la nostra mente, il movimento dell'addome, no? Passiamo dei giorni a guardarci la pancia, no? Per capire. Poi usciamo dal ritiro, abbiamo la relazione con gli altri. Anche nel ritiro abbiamo relazione con gli altri. Ci sono, diciamo, almeno 2 livelli, no? Di questo essere nel mondo. Uno è la relazione con noi stessi. E un altro è la relazione con gli altri e col mondo, che possa essere una relazione fondata su retta parola, retta azione, etica, rispetto, cura. E qui abbiamo dei modi, perché in queste tradizioni abbiamo come delle enfasi diverse. Nel mondo tibetano, buddismo tibetano, Mahayana, l'enfasi sulla compassione è piuttosto sostenuta. Metodo saggezza, compassione e saggezza, le 2 ali che ci fanno volare verso l'illuminazione.
una da sola non basta, la saggezza da sola non basta. E allora così stiamo solo riflettendo sul fatto che fra un poco ci muoveremo da qui, da questo luogo di pratica, da questo luogo di Dharma, andremo nel mondo, nella giungla. È un mondo che sta diventando, a quanto pare, sempre più difficile, non stanno accadendo cose semplici. Le notizie non sono confortanti. E non mi riferisco soltanto a come sono andate le elezioni. E ci sono venti di guerra. Sembra di vivere i primi anni del Novecento. Sembra che questi capi di Stato e le persone non siano alquanto coi piedi per terra, ragionevoli, mosse da afflizioni, e arrivano i centri di potere. Mi aveva colpito anni fa una scuola di terapia, un professore che diceva: beh, stiamo qui studiando, no? Studiamo le tipologie, no? La psicopatologia. Comunque il manuale migliore lo troviamo in Parlamento. La tipologia di disturbi di personalità. E non è solo una battuta, purtroppo, perché poi queste persone chiaramente agiscono non attraverso la saggezza, la compassione, ma attraverso l'ego, l'orgoglio e le affezioni. Allora, come ci muoveremo in questo mondo? Con saggezza e compassione, spero. Il Dalai Lama dice: vedere ripetutamente la natura transitoria dei fenomeni, vedere ripetutamente la natura insoddisfacente e l'impersonalità, quindi anicca, dukkha, anatta, apre il cuore della compassione, perché prima o poi si risveglia il pensiero. Proprio come accade a me, che desidero essere felice e sono soggetto a tutte queste leggi, no? Invecchiamento, malattia, morte, karma, separazione. E vivo questo mente-corpo caratterizzato da queste tre categorie dell'esistenza, così anche gli altri esseri. Ed è lì il grande momento di apertura della mente dell'illuminazione, definita bodhicitta. Nel buddismo Mahayana c'è la figura del bodhisattva, che è colui che prende i voti di aiutare gli altri come mezzo abile per realizzare l'illuminazione, per essere di aiuto agli altri. Cioè la motivazione è profondamente altruistica, non è individuale. Si dice che nel Theravada ci sia più l'enfasi su una liberazione individuale. Cioè il realizzato realizza il Nibbana e se ne va, diciamo così. Non tornerà più a nascere in questo mondo. Il Bodhisattva fa il voto di ritornare in questa vita per aiutare gli altri. Chissà. Chissà. Un praticante di questa tradizione, che pratica da anni, mi dice: ma io sento che non è la mia condizione quella di pensare di poter aiutare gli altri. Non ne ho la forza, la struttura. Detto sinceramente.
se è qualcosa che prima o poi avremo da sentire, che sorgerà nel nostro cuore. E sicuramente, a mio parere, questa distinzione non è così netta tra Mahayana e Hinayana. Perché ad esempio appunto in Birmania mi è stato dato un testo, tra i tanti, tra i diversi, proprio sulle perfezioni che riguardano più un buddismo di qualche tempo dopo, diciamo, no? Nello sviluppo, no? Del pensiero buddista, così come sono state sistematizzate, e che riguardano appunto l'attitudine altruista. D'altronde nel nobile ottuplice sentiero è chiarissimo: retta azione, retta parola, retti mezzi di sussistenza, più saggezza, no? Più i vari livelli di concentrazione e saggezza, retta visione, retta intenzione. La compassione che cos'è? La compassione sorge dal vedere l'altro essere che soffre. Appunto nel Brahmavihara si coltiva in questo modo, no? Riflettiamo una persona cara che conosciamo, che sta soffrendo, focalizziamo l'attenzione su questa persona o osserviamo altre persone, altri esseri, no? Possiamo pensare alle persone che sono in pericolo per la guerra, altre persone che sono in aree del mondo dove c'è carestia, siccità, dove ci sono dittature. E prima o poi questo cuore si aprirà. Ha un anelito, un intento, no? Voglio aiutare questa persona. Se non posso aiutarlo fisicamente con le azioni, lo aiuterò almeno col pensiero, avvolgendolo di karuna. O altre pratiche, no? Nel buddismo tibetano c'è questa pratica meravigliosa che è il tonglen, prendere e dare, no? Praticamente inspiro, per semplificare, la sofferenza sotto forma, diciamo, di fumo scuro, nero, ed espirando, questa sofferenza ha un impatto, scusate, al centro del cuore, con la natura di Buddha, no? Con la qualità della saggezza illuminata. Diventa luce e rimandiamo la luce a questa persona. È come se nel Theravada non facessimo la prima parte, facessimo soltanto la seconda, di avvolgere di luce, di benedizione. Prima di tutto Shantideva, maestro buddista tibetano, ottavo secolo dopo Cristo. Prima di tutto dovrei impegnarmi nella meditazione sull'eguaglianza tra se stesse e gli altri. Dovrei proteggere ogni essere come me stesso, essendo noi tutti uguali riguardo la felicità e il dolore. Nel Metta Sutta Buddha dice: come una madre protegge e ama suo figlio, così si abbia a cuore tutti gli esseri. Quindi le radici di questo atteggiamento sono nel Metta Sutta. E poi andiamo avanti? Ma sì. Tutte le gioie che in questo mondo ci sono derivano dal desiderare la felicità altrui. E tutte le sofferenze che in questo mondo ci sono derivano dal desiderare la felicità solo per sé. Cioè, che bisogno c'è di aggiungere altro? Le persone infantili si curano solo di sé. I Buddha operano per il beneficio altrui. Notate la differenza tra loro.
questo aneddoto che racconto sempre su un lama che è stato medico del Dalai Lama. Per 17 anni è stato rinchiuso nei lager dai cinesi, torturato. Si è salvato perché aveva le pratiche profonde sicuramente delle realizzazioni e anche la conoscenza medica, per cui quando uscivano per, ad esempio, fare dei lavori forzati come spaccare le pietre o costruire delle strade, trovava il modo magari di prendere delle radici, delle erbe e medicare le ferite o curare gli altri quando poteva. E si narra che poi dopo 17 anni fosse stato liberato e dal Tibet riuscì ad arrivare a Dharamshala, Dalai Lama, e quindi questo incontro col Dalai Lama. Sicuramente struggente, possiamo solo immaginare, no? E a un certo punto, a quanto pare, il Dalai Lama gli ha chiesto se avesse temuto, avesse avuto timore. E questo grandissimo essere ha risposto sì, di perdere la compassione che avevo verso i cinesi. E questo per me è un insegnamento che mi è arrivato dritto, dritto al cuore e non si toglie più. Cioè, se un essere, per quanto con delle realizzazioni, ma riesce a sopportare le torture in un lager, pensando a questi esseri che mi stanno torturando, che stanno torturando il mio popolo, la mia gente, e stanno maltrattando altri esseri, che fine faranno? Secondo la legge del karma, che ne sarà di loro? E quindi era preoccupato del dolore futuro dei suoi torturatori. E chiaramente stiamo parlando di esseri che oltre alla compassione hanno sicuramente realizzato anche la vacuità. Il distacco dall'io. E adesso andiamo a prendere un altro maestro del XII secolo, giusto? XIII secolo, dopo Cristo. Faccio un salto. Che possa esserci di ispirazione profonda. A cosa serve la pratica se diventiamo sempre più rigidi su noi stessi, solo interessati a noi e non ci occupiamo degli altri anche? In pratica di Brahmavihara ci ha insegnato il Buddha, no? Mando amore e compassione a me stesso, mi nutro, quindi devo stare bene, sviluppo anche saggezza e apro la mente, no? Tutto il percorso, arrivo al disincanto, al distacco, per essere un essere umano migliore, aiutare gli altri, oltre che me, per offrire qualcosa al mondo. Ora mi fa un po' effetto leggere di questo maestro che si chiama San Francesco. Preghiera semplice. Fai di me, o Signore, uno strumento della tua pace, dove odio che io porti amore, dove offesa che io porti il perdono, dove discordia che io porti l'unione, dove dubbio che io porti la fede, dove errore che io porti la verità, dove disperazione che io porti la speranza, dove tristezza che io porti la gioia, dove sono le tenebre che io porti la luce. O Signore,
fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare. Non di essere compreso, quanto di comprendere. Non di essere amato, quanto di amare. Perché è solo donando che si riceve, dimenticando se stessi che ci si ritrova. È perdonando che si è perdonati ed è solo morendo a se stessi che si rinasce a vita eterna. San Francesco era un maestro buddista, Mahayana. Tutto questo lavoro sul lasciare andare, lasciare, no? Vedere e conoscere questa mente che si aggrappa, che vuole, questo io, senza giudizio, è questo, infantile capriccioso, cioè non ancora maturato. A cosa ci serve? Per tendere a questo. E allora abbiamo di nuovo Shantideva, maestro buddista, ottavo secolo d.C., un po' prima di San Francesco. Possa io essere il protettore di chi è privo di protezione, la guida di chi è in cammino, una barca, un ponte, un guado, per chi desidera approdare all'altra riva. Possa il dolore di ogni creatura vivente essere completamente cancellato. Possa io essere il medico e la cura. Possa essere l'infermiere di tutti i malati del mondo, finché ciascuno non guarisca. Così come lo spazio e grandi elementi come la terra, possa io sostenere la vita delle innumerevoli creature. E fino a che non siano liberi dal dolore, possa io essere la sorgente della vita per tutti i reami dei diversi esseri che si estendono fino ai confini dello spazio. Parlando con un maestro di questa tradizione, ci sono state delle riflessioni nel tipo, però questo è un obiettivo tanto alto, tanto tanto, e dobbiamo avere comunque i piedi per terra. E nemmeno creare un orgoglio di pensare di essere così puri, no? Da poter aiutare gli altri. Ma che ci facciamo su questa terra se non aiutando gli altri? D'altronde, se non fosse per anche un senso di compassione profonda, sarebbe mai sorto un Pian dei Ciliegi, un centro di Dharma come questo. Mica lo si fa questo metodo, no? Per fare un business. Certo, c'è anche uno scambio, no? L'offerta e deve mantenere il luogo, questo luogo è cresciuto nel tempo, ha visto anche delle migliorie anche sul piano ecologico, no? Pannelli solari, la purificazione delle acque e via dicendo. Ma anche senza che lo si enfatizzi, perché siamo qui a insegnare? E perché siamo qui a praticare? Per sviluppare saggezza e compassione, e come atto di compassione il Buddha, dopo che era dopo l'illuminazione, dopo che ha fruito, no, della beatitudine, dell'illuminazione, e poi ha riflettuto, ha pensato, questo Dhamma è così sottile e le persone sono così chiuse, hanno il cuore così chiuso. Non ha senso che lo insegni a nessuno. E poi si narra che una qualche divinità, non mi ricordo il nome adesso, si fosse presentato al mondo dicendo: ci sono esseri che hanno solo alcuni veli sul cuore,
e possono arrivare a vedere il Dhamma. E il Buddha, mosso da grande compassione, Maha Karuna, ha iniziato a insegnare il Dhamma, ci ha trasmesso il Dhamma, ha trascorso buona parte della sua vita insegnando a più livelli. La saggezza mi fa vedere che tutto è vuoto, tutto è vacuo, tutto è transitorio, tutto è sogno. E si fonda su una concezione appunto dell'altro di noi come cinque aggregati, quindi vuoto. Vuoto di un sé intrinseco e non interdipendente, diciamo così. La compassione ci fa essere in contatto chiaramente con l'interdipendenza, con ogni forma di ciò che vive. Se cadiamo in un estremo di una compassione, che poi vuol dire metta, karuna e le perfezioni, e se cadiamo in questo estremo senza saggezza, siamo come colui che aiuta senza rendersi conto di quale possa essere il bisogno dell'altro, no? La solita battuta del Boy Scout che aiuta la vecchina a attraversare la strada. Il Boy Scout arriva lì, c'è la vecchina che dalle strisce pedonali: venga, venga signora, ma no, no, guardi, no, venga, venga che lo aiuto io, no, no, ma no, non è, ma si figuri, non ho bisogno, ma venga, venga, lo aiuto io. E quindi l'aiuta ad attraversare la strada. Salvo che la vecchina, una volta trovatasi dall'altra parte della strada, deve ritornare indietro perché non era la sua direzione. Era lì che stava semplicemente cercando di capire dove muoversi. Allora, compassione con saggezza. Vediamo nel quotidiano, vediamo prima nel cammino spirituale. Nel cammino spirituale vuol dire che i Brahma Vihara sono potenti, sono una medicina potente. E c'è tutto un lavoro interiore da fare, un lavoro su di sé, che non si esaurisce, a mio modesto parere, con la pratica della Vipassana. O meglio, la Vipassana fa un lavoro, lo si capisce, molto molto profondo. Ci vuole tempo, e in questo tempo che camminiamo può essere di grande aiuto la terapia, il lavoro sui traumi che facciamo con metta karuna, incontrando, come abbiamo già detto, ciò che siamo stati, no? Lungo la linea del tempo, cioè lavorando su quelli che sono gli eventi traumatici della nostra vita, gli eventi negativi, i lutti, le separazioni, i momenti di sofferenza, che agiscono come, che determinano, hanno determinato la struttura di personalità, diciamo la dinamica delle nostre parti interiori e subpersonalità, il modo in cui reagiamo agli eventi, il modo in cui ci relazioniamo. Se avevamo una mamma, un papà che picchiava la mamma, e con una certa probabilità da grandi abbiamo qualche problema nelle relazioni col femminile, se siamo un maschietto, e viceversa. Vabbè, qui non voglio entrare, volevo evitarmela tutta questa cosa più terapeutica, devo dire. Se ci ha mossicato un cane, abbiamo paura dei cani, possiamo tornare indietro con il nostro immaginario
e prenderci cura di quell'esserino e di quell'altro esserino, che è il cane che mozzica. Allora prendiamo in braccio questo bambino che siamo stati, lo proteggiamo, c'è tutto un lavoro profondo. Lo avvolgiamo di metta karuna, che non è esattamente quello che si fa in terapia. Non sempre, adesso un po' di più. Adesso, dopo 20 anni che parlo ai colleghi così e mi guardano, uno sguardo così, non mi guardavano più o meno senza capire cosa stessi dicendo, adesso qualcuno comincia a capire. C'è chi ha ideato la Compassion Focused Therapy, terapia focalizzata sulla compassione. Si parla di self-compassion, vabbè, sempre questi modelli, eh? E quindi c'è tutto un lavoro su noi stessi che vede metta karuna come sostegno importante di sati, della consapevolezza. E metta, l'abbiamo detto, va ad ammorbidire il conflitto interiore, il giudice interiore e via dicendo. C'è il lavoro di consapevolezza e attenzione all'altro. All'altro ritiro ho parlato di un sutta, un discorso del Buddha sconosciuto, il sutta delle crepes o crespelle. È andata così. Si medita, si va a pranzo, il pranzo era un catering organizzato con un ristorante lì vicino, diciamo una situazione in via di definizione, chi stava organizzando, ci portava il cibo, non aveva una chiarezza, non era abituata, non aveva una chiarezza delle quantità di cibo necessarie, no? Non aveva calcolato bene. Allora cosa è successo, Fischer? Meditazione, mezzogiorno, no? Persone cominciano, ci si serviva, un po' come qua. Quando sono arrivato io c'erano due o tre crespelle. Guardo in sala, ci sono ancora tre persone. Vabbè, ho diviso in due la mia, ho detto agli altri di dividere e quindi più o meno qualcosa abbiamo mangiato. L'associo a un'altra cosa che racconto sempre. Ritiro di Kumbhanti Sugiva, un ritiro privato, in Umbria, un bel momento. Avevo portato quei datteri, quelli californiani più grandi, no? Ricchi, proprio saporiti, ricchi di zuccheri e vitamine. Colazione, passo, vedo che ce n'è due. Noto l'intenzione di prenderne uno, poi lascio andare, dico, non lo offriamo agli altri, no? Quello dopo di me ne prende due. Oppure una persona che era qui a Pian di Ciliegi in un ritiro quest'estate mi dice, beh, poi dopo pranzo pulivo e i tavoli e mamma mia, nel tavolo di una persona, cioè, ci mettevo 10 minuti a pulire tutto e le briciole, le pezzi di cibo lasciate lì, e qualcosa, ok? Allora, sati, l'attenzione deve volgersi anche in questo tipo di attività, deve guardare a questo, e la compassione, la generosità devono essere attente. Questo è il nostro lavoro. Il nostro cammino spirituale sta funzionando? Come lo sappiamo se funziona o meno? Abbiamo un prevalere di stati mentali costruttivi nel nostro quotidiano? Sì, no, è un test psicologico. Barrare la casellina. È presente in noi sempre la distrazione o siamo qualche volta coi piedi più per terra? Siamo tanto irascibili come prima?
c'è un po' di cura e attenzione all'altro, lampeggia una luce lì dalla telecamera. Adesso ci siamo. Ci siamo? Massimo, confermi. E va bene, dai. Cose che si conoscono. Quindi questo Sutta delle Crespelle parla di queste cose qui, un antico Sutta buddista. Se ci muoviamo nel mondo come degli squali, che ne so, a fare business, fatturare, possibilmente fregando l'altro, e forse non siamo nel sentiero del Dhamma, e la pratica non ci serve molto. Se questa pratica è una pratica che ci serve a essere meno stressati per poter meglio fare business in maniera non etica, quindi senza sila, e forse la pratica non va nella direzione che deve andare. Il Dalai Lama lo ripete sempre, come ho letto prima, no? Viviamo qui su questa terra, no? Quanto ci stiamo? 90, 100 anni. Siamo visitatori di questo pianeta. Così. Dobbiamo trovare un significato a questo nostro passaggio sulla terra. Ebbene, se ci prendiamo cura degli altri, aiutiamo gli altri, forse andiamo incontro a conoscere il vero significato del nostro passaggio sulla Terra. Quindi esisto io, esisti tu, io tu. Con la maiuscola. Essere generosi è un altro di questi aspetti fondamentali collegato, no, a compassione, Brahmavihara, ed è fonte di grande felicità ed energia soprattutto. Il dono più grande che possiamo fare è il dono del Dhamma. Trasmettere in qualche modo il Dhamma. Un dono che possiamo fare all'insegnante di meditazione, praticare con impegno. Riconoscere gli svantaggi del prendersi cura solo di se stessi. L'egoismo, l'egocentrismo mi ha tenuto chiuso nella prigione del samsara per innumerevoli vite, costringendomi a sopportare le sofferenze dei sei reami. Visione buddista dei sei reami, diversi ambiti in cui ci si può reincarnare. Mi ha tenuto nell'ignoranza, l'egocentrismo, nella non saggezza. Mi ha impedito di cogliere ogni opportunità di raggiungere l'illuminazione. Mi ha impedito la comprensione e la pratica del Dhamma.
Non mi ha neppure consentito di godere della felicità temporale, mondana. E via dicendo. E la Mazzon Kampa dice, questo è il centro, l'egoismo, la visione errata del sé, tutto deriva da qui. E quindi il nostro cammino lo vediamo dal manifestarsi di attitudini non egoiche o transegoiche. Non c'è solo meditare per entrare nella nuvoletta, questi bellissimi stati, no? Similgianici, diciamo, no? Di concentrazione. Non c'è nemmeno soltanto la saggezza che libera. C'è l'essere nel mondo in relazione. E poi ci sono varie forme, anche il monaco che insegna in quel momento è nel manifestando, no, delle qualità, delle attitudini, definiamole relazionali. Poi ci sono i lama, gli asceti, i monaci, gli eremiti, no, che stanno, no, diciamo, nella caverna, nella grotta per degli anni a praticare. Questa è un'altra forma, va bene. Poi trasmettono insegnamenti. Diciamo in vari modi. E sono di grande beneficio agli esseri. Penso che possa bastare così. Abbiamo capito il movimento, l'attenzione e la cura. No, così come abbiamo liberato oggi una larva, un vermetto, no? Portato fuori, che era qui in sala, rischiando poi di essere aspirato dall'aspirapolvere. Allo stesso modo possiamo essere d'aiuto per una persona in difficoltà con l'ascolto, con la nostra presenza, anche senza dire nulla, no? Una pura presenza compassionevole. Ci sono tante forme, un semplice atto, no? Adesso sì, c'è un mondo, no? Tramite questi social, prima non era così diffuso comunque, è come quella degli atti di gentilezza a casaccio, che girano, no? Semi di gentilezza, di compassione. Un sorriso che facciamo, anche una persona che non conosciamo, semplicemente essere sorridenti. Ah, giusto. Sapete la differenza esteriore tra il praticante di Metta Karuna, Metta soprattutto, e il praticante di Vipassana nei ritiri? Ai praticanti di Metta bisogna fare la fotografia prima e dopo. Prima e dopo. È la migliore pubblicità. Arriviamo al ritiro, diciamo, col grugno, no? E poi li vedi praticare, i praticanti di Metta che irradiano, no? Tutto il giorno con un sorriso che va, no? Riempie tutto. Il praticante di Vipassana, quando comincia ad avere qualche visione di apertura, lo vedi già un po' più rilassato, un po' più sorridente, altrimenti. Le persone che non sono abituate ai ritiri si spaventano, in alcuni ritiri dove c'è una focalizzazione ancora più rigida, no? Tutti che quei paraocchi guardano verso il basso, sembrano tutti tristi, con dei pesi. Come sta la nostra mente adesso? Insomma, insomma? No, hai fatto così. Abbastanza? Parliamone. Felici, felici perché il ritiro finisce. C'è un po' di malinconia, vero? Ci starei ancora qualche giorno, eh?
li osserviamo come stati mentali. È ancora affranta la nostra mente. I risultati li si vedono anche dopo, nel quotidiano, come abbiamo detto. La purificazione, adesso siamo ancora dentro la purificazione, no? E poi vediamo cosa arriva. So che c'è ancora qualcosa lì dentro che deve uscire, ma deve prendere forma, ma non prende forma. Mi ricollego alle prime cose dette all'inizio, l'altro aspetto, no? la preziosa rinascita, la preziosa opportunità di praticare il Dhamma, la preziosa opportunità di ricevere insegnamenti, di questo possiamo essere profondamente felici. Quando una ventina d'anni fa è arrivato Bhante Suggiva e ci ha insegnato Metta in maniera profonda, e poi anche Karuna, come può essere nel Theravada. C'erano già i lama tibetani che davano insegnamenti su Karuna. Ma proprio la pratica di Metta non era conosciuta in Italia. C'era la Vipassana, ma nessuno che conoscesse Metta. Se chiedevi magari a un monaco, ti diceva, sì, reciti, no? Possa io essere al sicuro, oppure fai le pratiche così, no? Un po' come quando cantiamo, di irradiare Metta a tutti gli esseri. Però non c'era qualcuno che ti dava un insegnamento su Metta. Poi è arrivato su Jiva, e intanto poi il mondo si stava aprendo, no? La mindfulness, sono arrivati insegnamenti, adesso Metta è molto diffusa. In realtà Metta si può fare a un livello più relazionale, come anche Karuna, oppure come pratica di concentrazione profonda, per entrare nei jhana. Ed è un oggetto parecchio interessante. E quindi voglio concludere questo Dhamma Talk con questa gioia di sapere che adesso tutto questo è ancora di più a disposizione delle persone, e tante persone vengono a meditare, tante persone stanno ascoltando, magari anche in questo momento sono in un gruppo di pratica online o in presenza, oppure ascoltano le meditazioni guidate. E questo, diciamo, va un poco a pareggiare con l'altra onda delle tenebre che avanzano, no? E delle dimensioni di stati afflittivi, no? C'è anche molta luce che si espande nel mondo. E allora possa ognuno di noi essere fonte di luce, fonte di compassione, fonte di amore e di saggezza per il proprio beneficio, per il beneficio di tutti gli esseri, sino a liberare tutti gli esseri, compreso se stesso, da ogni forma di sofferenza. Sadhu, sadhu, sadhu. Grazie. E grazie dell'opportunità che mi offrite di poter manifestare generosità e compassione. Ci troviamo poi alle 9 qualcosa?